dei più grandi movimenti nella storia del cristianesimo moderno è stato quello della fede. Chiaramente non sto parlando della fede nel senso di credere in generale, in quanto quella è la sola base sulla quale si può costruire la Chiesa di Cristo. Dio ha così tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo e ora chiunque crede vivrà per sempre. Quindi la fede in quel senso è la spina dorsale, è il sine qua non del cristianesimo. Senza la fede intesa come assoluta fiducia nell'opera di Cristo, non si può ricevere nulla e quindi non si può ottenere nulla. No. Sto parlando di quella branca di insegnamento che forse un po' ingiustamente veniva e viene definita come: se hai abbastanza fede puoi far fare a Dio quello che vuoi, puoi muovere la mano di Dio. Premetto che anche io, come migliaia e migliaia di altri, sono rinato in una chiesa dove si insegnava proprio quel tipo di dottrina e che proprio per la mia situazione precaria di allora, sia fisica che sociale che finanziaria, avevo proprio bisogno di quel particolare modo intenso di fedeare, in quel particolare modo di credere, di usare la mia fede, e Dio lo ha definitivamente usato a mio beneficio. Dopodiché, lasciatemi dire che non credo che sia la mia fede a muovere la mano di Dio, ma il suo amore per me. Dio non interviene nella mia vita perché ho ripetuto un versetto di scrittura 10 volte, o perché ho dato più del necessario, o perché ho creduto al di là di ogni dubbio. No. Dio interviene nella mia vita perché mi ama. Punto. E basta. Purtroppo il risultato di questo tipo di insegnamento sulla fede è che quando non vengo guarito, mio marito non torna a casa, i miei figli non si convertono o le bollette non vengono pagate, il nemico mi sussurra: è perché non hai abbastanza fede. Come se la fede fosse un apparecchio che ha bisogno di un certo amperaggio per accendersi, altrimenti non funziona. Ed ecco allora che i credenti intraprendono strane e strambe attività spirituali con le quali pensano di poter convincere Dio a cambiare idea sul loro futuro, chiudere un occhio sulle loro magagne o perfino costringerlo ad intervenire controvoglia. Quante volte ci è stato detto: se preghi abbastanza, se chiedi abbastanza, se lo fai, Dio cambia e fa quello che non voleva fare. Ciò non vuol dire che Dio non ci incoraggia a chiedere. No, la grazia di Dio, motivata dal suo immenso amore per noi, ha già provveduto a qualsiasi cosa di cui possiamo avere bisogno. La nostra fede, motivata dalla fiducia che riponiamo in un Dio onnipotente che ci ama, non fa altro che ringraziare per ciò che si aspetta che avvenga. È come una presa di corrente che possiede dentro di sé tutta la potenza per accendere una lampadina, far funzionare una televisione o operare un montacarichi. L'unica cosa che rimane da fare è crederci e attaccare la spina. La chiave non è chiudere gli occhi e stringere i pugni dichiarando: io credo che la lampadina si accende, io credo che la lampadina si accende, io credo che la lampadina si accende. No, la chiave
è semplicemente avere fiducia nella presa di corrente, che quando attacco la spina farà ciò che ha intrinsecamente promesso di fare, fornire l'energia necessaria per i miei bisogni, per quello che ho bisogno di fare. Per darvi un esempio di come il non hai abbastanza fede non è assolutamente valido per quanto riguarda l'intervento divino, leggiamo un paio di versetti nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 5, dal versetto 2 al versetto 9. A Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'è una piscina detta in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi, paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo, in determinati momenti, scendeva nella piscina e agitava l'acqua. E il primo che vi entrava, dopo che l'acqua era agitata, era guarito da qualsiasi malattia fosse affetto. Tra parentesi, in molte chiese ancora oggi si aspetta la stessa cosa, anche se lì non la chiamiamo l'angelo che smuove l'acqua, ma la chiamiamo unzione. Stiamo ancora aspettando che scenda. C'era là un uomo infermo da 38 anni. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse: «Vuoi essere guarito?» L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata, e mentre io vado, un altro vi scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». L'uomo fu guarito all'istante, prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Ora, quel giorno era sabato. Giovanni 5, dal 2 al 9, c'è una vasca a Gerusalemme chiamata Betesda. Nome interessantissimo. Questo nome deriva dall'ebraico Bait Chesed, Betesda, Bait Chesed, che vuol dire letteralmente la casa della misericordia o la casa della grazia. Beit vuol dire casa, chesed vuol dire misericordia o grazia o bontà. Sembra che un angelo scenda dal cielo di tanto in tanto e agiti l'acqua. Quando questo succede, il primo a saltare nella vasca viene guarito. Quindi, se tu non puoi camminare, sarà meglio per te che ti trovi qualcuno che ti porti in groppa, altrimenti sei fatto. Resterai così per il resto dei tuoi giorni. Oh, una bella mattina Gesù decide di farsi una passeggiata giù alla vasca di Betesda. Come arriva vicino all'acqua, incomincia a camminare in mezzo alla gente con degli scusa, ops, pardon, mi dispiace, scusa, non volevo, mentre cerca di destreggiarsi attentamente tra l'uno e l'altro. Questo chiaramente è la versione di Mario di quei versetti di scrittura che abbiamo appena finito di leggere. Tutto a un tratto Gesù si ferma senza una particolare ragione, si ferma proprio davanti a uno dei tanti. Perché proprio lui? La Bibbia non lo dice, non si sa. Sì, la scrittura dice che Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, ma erano tutti così, distesi, malati, in quello stato da molto tempo. Grazia. La domanda che Gesù gli pone è molto semplice, non religiosamente impostata, non legalisticamente formulata, né altromeno sadisticamente misteriosa. No, una domanda semplice che Gesù fa a me e che fa a te ogni volta che vede che abbiamo bisogno di Lui. Vuoi guarire? Chi, io? Sì, tu. Vuoi guarire? A questo punto,
stando a quanto ci viene propinato dai promotori del movimento Fede, l'uomo nella barella dovrebbe alzarsi sul gomito ed esclamare: sì, amen, io credo in quello che dice Marco 11, 23, 24 e ricevo la mia guarigione, confesso di non avere dubbi nel mio cuore e quindi comando a questa montagna di andare a buttarsi nel mare nel tuo nome, immagino. No, in effetti quanto quest'uomo inferno da 38 anni dice è proprio l'opposto. Guarda Gesù e gli dice: scusa, ma non credo, grazie per esserti fermato, ma non credo proprio che tu possa fare nulla per me, carissimo. Grazie, grazie, grazie per il gentile pensiero, ma quello di cui ho bisogno è qualcuno abbastanza robusto che mi aiuti a entrare in acqua appena l'angelo la agita. E tu, beh, tu mi sembri un po' mingherlino. E non mi pari proprio la persona giusta. No, fra parentesi, per favore non pensate che io mi prenda gioco di qualcosa nella quale io credo fermamente, la fede. Ma a volte ci vuole un po' di terapia d'urto per liberarsi dalle ragnatele scolpite nel marmo delle nostre tradizioni religiose. E sappiamo tutti come va a finire la storia. Invece di sgridarlo per la sua mancanza di fede, rimproverarlo per non aver riconosciuto il Messia, o snobbarlo con un'alzata di spalle per non aver usato la giusta formula, Gesù gli dice di alzarsi, prendere il suo lettuccio e camminare. E voilà, il miracolo è fatto. Senza che nessuno glielo chieda, senza che nessuno spunti tutte le mosse spirituali dovute, senza che nessuno muova la mano di Dio. Dio muove la sua mano perché ha compassione dell'uomo infermo. Punto. La fede è quella meravigliosa abilità di fidarsi ciecamente di un Dio buono che desidera ricompensare quelli che sinceramente lo cercano. Ma come tutto quanto in questo magnifico patto chiamato Nuovo Testamento, il risultato è basato sulla relazione, non la prestazione. L'infermo non ha fatto nulla, Gesù lo ha salvato perché era uno delle sue creature. Chiudo con una storia tratta da un cartone che ha avuto enorme successo anni fa, Peanuts. Charlie Brown sta tornando a casa quando incontra Susie. Ricordate la bambina con i capelli neri? Birbante. La quale vede che il suo amico ha una scatola di biscotti in mano. Chi te li ha dati? Domanda Susie. La mia nonna, risponde Charlie Brown. E cosa hai dovuto fare per meritarteli? Insiste Susie. E Charlie Brown dice: nulla. La mia nonna mi ha dato i biscotti, non perché io sono buono. La mia nonna mi ha dato i biscotti perché lei è buona. Questa, amico mio, è la ragione per cui Dio interviene nella nostra vita. Non perché ce lo meritiamo, ma perché Lui è buono. Semplicemente grazie.